Queste non sono ancora le traiettorie caratteristiche perché noi vogliamo che le traiettorie caratteristiche si abbiano questa caratteristica che x di t' uguale t sia uguale a x0, y di t' uguale t sia uguale a t0 e così via, e sia sì, a y0 e lo stesso per z. Quindi, cancellando e ricontinuando sopra, imponendo queste condizioni, si riducono a questo, diventano questo. X di t' è uguale a x, x intendo x0, più v ortogonale su omega, che moltiplica coseno di omega t' più xi, meno coseno di xi. Y di t' è uguale a y più meno seno di xi, invece z di t' è uguale a z più v t' meno t. In questo modo se t' è uguale a... ah no, ecco, non t' uguale a t, t' uguale a 0. Non torna. In questo modo se t' uguale a 0 no, allora questo è giusto, l'ultimo andava bene. Questo era un t e basta. In questo modo se t' uguale a 0 si riducono x uguale x di t' uguale x, y di t' uguale y, z di t' uguale z. Adesso bisogna, per risolvere questo integrale, bisogna integrare lungo le caratteristiche. La dipendenza da x, y e z è implicita nei campi. Per semplicità si assumono dei campi che oscillano come onde piane, quindi hanno una forma di questo tipo. E1 di t' è uguale a E1, una costante, per E alla i. K scalare x più omega t prima, cioè dove x ovviamente è il vettore che ha queste componenti, e lo stesso b, quindi b1 di t' è uguale a e1 e b1 e alla i k scalare x più omega t prima. In questo modo gli integrali saranno integrali di onde piane. Però con la complicazione, cioè sono onde piane in t, però con la complicazione che x è un vettore che ha queste componenti, quindi è una cosa più complicata perché contiene esponenziali, diseni e coseni. E questo è un motivo per cui così apparentemente sembra che la situazione non sia molto migliorata. In verità la situazione là è migliorata perché c'è un trucco, diciamo un trucco matematico, che permette di scrivere gli integrali di esponenziali, cioè tipo integrale di e alla i seno di k, com'era, kx, diciamo, no, kx non mi dice niente, tipo, ecco, una cosa di questo tipo, k v ortogonale su omega, coseno, no, e alla i, com'era la cosa, e alla i, k v ortogonale, omega coseno di omega t, per esempio. Questo qua si scrive come una serie di funzioni di Bessel che hanno per argomento k ortogonale su omega per e alla i n omega t, se non sbaglio. E, in questo modo la serie poi andrebbe dall'infinito più infinito, n quadro all'infinito più infinito. E queste integrali con le funzioni di Bessel si possono calcolare. Poi, generalmente, per semplicità, ci si riduce al termine di ordine 0, quindi non c'è una somma infinita. Però, in linea di principio, questa ci sarebbe. Il fatto che ci sarebbe, in linea di principio, una serie infinita aggiunge un risultato che la teoria fluida non avrebbe mai potuto prevedere, e cioè il fatto che ci siano risonanze non solo alla frequenza di ciclotrone, come si può aspettare, ma anche ai multipli. E
Infatti, l'integrale di una cosa di questo genere porterebbe al denominatore una cosa del tipo 1 su k scalar v meno n omega t e poi meno omega naturalmente, in modo tale che, no, forse è il contrario, ho cambiato due segni, 1 su omega meno k scalar v meno n omega t. Meno n omega. E quindi la risonanza non è, sarebbe ovviamente a k scalar v, che è il termine che dà i poli di Landau, e poi a n omega, cioè a multipli interi della frequenza del ciclotrone. Questa approssimazione descrive che J con n, cioè la serie di J con n circa J con 0, si può fare quando omega è molto lontano dai multipli delle frequenze del ciclotrone, perché altrimenti questo denominatore è grande. Poi l'idea sarebbe sostituire queste espressioni nel campo elettrico e magnetico e integrare. Il problema è che il fatto che siano presenti sia A che B e il fatto di dover integrare sulle caratteristiche porta a dei calcoli che sono esageratamente complicati. E quindi io non posso attendere questi calcoli, mi faccio vedere solo un risultato che è illustrato nel CRAL, cioè il testo di riferimento di questo genere di fisica, e scrivo solo il risultato di uno dei termini del tensore dielettrico, perché questo, avendo esponente sia k scalare x, avrà delle componenti x, y e z. Quindi ci aspettiamo alla fine che il tensore dielettrico che ne risulta sarà una matrice 3x3 e quindi avrà 9 componenti. Queste sono le 9 componenti che qui non si vedono perché sono un po' sfocate. Ne copierò una che non è la più semplice, ma tanto una vale l'altra, sono tutte ugualmente assurde. Omega. Qui c'è un operatore che non esiste, è stato inventato per l'occasione e quindi adesso mi toccherà esplicitarlo. E questo operatore è... Allora, vediamo un po'. Integrale. Non è finita perché questo in verità non si applica a F, ma si applica a un'altra funzione, e questa è un'altra complicatezza. Al numeratore lasciamo questo, 2V ortogonale, ma quello a cui si applica è questa funzione. Alfa, qui c'è un'altra cosa, arrenda, e questa roba qua, ci mettiamo una graffa invece che una cosa, e qui ci abbiamo df alfa 0 su dv ortogonale. Tutto integrato in dv ortogonale. Ecco, questa è un'espressione
orrenda, e questo, è solo uno dei componenti del tensore dielettrico, in particolare questo è dxx, cioè il primo proprio. Poi la relazione di dispersione si ottiene ponendo uguale a zero il determinante del tensore dielettrico, quindi è un calcolo irrisolvibile. Poi per trovare le varie onde bisogna in genere usare approssimazioni, studiare diversi regimi e in modo da rendere un pochino più semplice il tensore dielettrico, ma questo è un conto che va al di là degli obiettivi di questo breve video.